dettaglio con la Col di Letti, secondo me visto il successo che abbiamo ottenuto l'anno scorso, è un protocollo che ormai tutti conoscete, ma ripetiamo quel concetto che nasce per fare in modo che i prodotti calabresi abbiano una visibilità al di fuori del territorio, territorio calabrese. Qui diciamo l'anno scorso siamo stati ben felici come Cotone Calcio di essere partner della Col di Letti, quest'anno abbiamo voluto rinnovare, speriamo che abbia lo stesso successo che ha avuto l'anno passato. Lascio la parola al dottore Molinaro per poi che introdurre nei dettagli dell'iniziativa. Beh sì, io ovviamente brevemente dando un saluto a tutti per rinnovare il ringraziamento da parte di Col di Letti Calabria e di Col di Letti Crotone che sono qui ovviamente rappresentati dai dirigenti, Roberto Tocca, Podella, Gangale e altri, insomma, che ovviamente seguono poi per conto di Col di Letti Calabria, ovviamente operativamente sono fattori, a cui va anche loro un ringraziamento per l'impegno e per diciamo, l'orgoglio anche di gestire questa cosa insieme alla società Crotone Calcio. E Col di Letti cosa aggiunge? Sicuramente l'anno scorso insomma, è stata una prima iniziativa, un'idea che abbiamo partito insieme per dare questo abbinamento diciamo, in un momento ovviamente di grande comunicazione con lo sport per questa città ma per l'intera regione, perché è chiaro che ci fa piacere da Calabrese avere diciamo, una società sportiva insomma, che ovviamente fa onore alla provincia e alla regione, ma anche perché lo sport, quello ovviamente che ha una certa etica, che ha anche diciamo, una certa capacità diciamo, di parlare alla gente e non solo farli divertire, sposa bene diciamo, quello che è anche il nostro lavoro. Noi ovviamente tuteliamo interessi, produciamo prodotti, li teniamo anche di qualità, lavoriamo per il territorio perché abbiniamo il nome dei nostri prodotti al territorio. È chiaro che questo abbinamento insomma, ci fa esportare quella Calabria che noi pensiamo che sia quella vera, cioè quella Calabria insomma, che ovviamente non ha niente da invidiare a nessun altro, insomma, che lavora, le sue specificità, ha i suoi tanti problemi, ma ha anche l'orgoglio di dire offriamo qualcosa di questo. Quindi questo abbinamento lo rinnoviamo quest'anno, aggiungo soltanto che noi siamo contentissimi insomma, di sottoscrivere per il secondo anno questo protocollo e aggiungiamo anche un piccolo particolare che offriamo ovviamente agli ospiti, insomma, ai tifosi o comunque chi accompagna la squadra, chiunque vuole venire a gustarsi una bella partita qui a Crotone e Col di Letti tramite le sue aziende agrituristiche insomma, che fanno capo a Col di Letti a Terra Nostra, per chi vuole ovviamente poi nei dettagli prenotando meno, offre ospitalità anche con uno sconto rispetto al prenotamento, rispetto magari a utilizzare la colazione più che insomma, il pranzo o la cena, insomma, perché pensiamo che questo è anche un elemento diciamo, di ulteriore insomma, segnale di disponibilità verso i tifosi, verso le squadre ospiti che vengono qui sicuramente per giocare la loro partita. Noi pensiamo che è giusto che la mangiamo noi, insomma, del lavoro che ci facciamo, insomma, però è chiaro che l'ospitalità comunque insomma, sta nelle cose insomma, di un paese civile, di una regione civile e noi lo facciamo anche per dare lustro e soprattutto diciamo, promozione anche a questa attività che è agricola, che è l'agriturismo di qualità. Abbiamo tante realtà su questo territorio, quindi l'abbiamo voluto aggiungere come segnale diciamo, di ulteriore attenzione. Quindi io mi fermerei qui. Ovviamente se c'è qualche domanda anche da parte nostra, con piacere possiamo dare qualche particolare. Ovviamente concludo. Buonasera, sono Antonio Pompignano, segretario del Tesoro della Col di Letti Crotone e siamo nella sala stampa del Crotone Calcio. È il secondo anno che rinnoviamo la convenzione con la dirigenza del Crotone per la promozione dei prodotti agricoli regionali. Ogni volta che il Crotone gioca in casa agli avversari verrà dato un cestino contenente dei prodotti locali, olio, vino, in modo che in tutto il territorio nazionale vengano conosciute le eccellenze della nostra terra. E tutto questo rientra nel progetto della filiera tutta agricola, tutto italiano, che sta portando avanti da 3 anni la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti. E presto riusciremo con questo progetto a ottenere dei grandi risultati che gli obiettivi principali sono quelli di aprire dei punti vendita in tutta Italia, le botteghe di Campagna Amica, i mercatini regionali che sono presenti in tutto il territorio nazionale. E intanto per dire grazie a Crotone Calcio per averci ospitato e soprattutto offerto la possibilità di rinnovare questo protocollo d'intesa.
che significa valorizzare le cose buone della Calabria tramite lo sport, che ovviamente è uno strumento importantissimo di comunicazione, di pubblicità, del territorio, dei nostri prodotti, del lavoro che noi facciamo. Siamo Coldiretti è fiera di poter offrire alle squadre ospite, diciamo, alcune delle eccellenze agroalimentari della nostra regione, e soprattutto creare questo abbinamento di positività. In Calabria troppo spesso si parla di fatti negativi e noi vogliamo testimoniare che c'è una Calabria, quella che noi riteniamo la Calabria vera, che lavora, che si sforza di fare promozione, marketing, di fare sinergie con i valori più importanti che possiamo esprimere nello sport, ma anche nel lavoro, nella cultura. Quindi ecco, oggi siglare questo protocollo d'intesa per la seconda volta ovviamente ci fa ancora di più piacere, perché significa che abbiamo dato testimonianza di positività, ovviamente un merito forte al Crotone Calcio, dalla proprietà, alla dirigenza, a tutto lo staff, perché sta interpretando anche questo momento di promozione nel modo giusto.